1380, Piemonte, Contado Savoia. Tra le pieghe della storia, nel buio di un'epoca funestata da carestie ed epidemie, dove i signori italici primeggiano nell'arte della guerra e delle conquiste, si fa avanti tacita una magnificente realtà. Arte, cultura e scienza fervono laboriose dalle piccole botteghe alle grandi corti, tra le mani e nelle menti di intraprendenti uomini e grandiosi donne che con la loro propria abilità tracciano indelebile il solco del futuro. Ed è proprio qui, grazie a costoro, che non lontano da quei campi di battaglia, a riparo ed al sicuro delle possenti fortezze alpine, il nostro illustre conte ha avviato la sua conquista più importante. Attivandosi il benvolere di quegli artigiani e quelle genti, egli garantirà, con le loro opere, fama al suo casato, ai suoi possedimenti eterno splendore e solidità contro il nemico più forte, quello del tempo.